Buona domenica e buon pranzo amiche e amici sportivi appassionati della Serie A femminile team, benvenuti da Marco Ruta allo stadio Ugo Gobbato di Pomigliano per assistere al match valevole per la quarta giornata di campionato tra Pomigliano e Como. Kravets con personalità, poi Picchi si addormenta, il pallone è buono, arriva anche la conclusione, Maria Corenciova aspetta fino all'ultimo, il tiro della Morim era anche abbastanza centrale. Va corto verso la Di Luzio, che riesce a tenere il pallone in campo. Lo mette anche in mezzo! Beccari! 1-0 Como! Porta avanti le Lombarde! Chiara Beccari! Prima con un colpo di testa, poi alza questo sombrero. Dormita generale. Delle Granata. E vediamo il cross col sinistro, arriva forse la deviazione di Novellino, battuta corta sul primo palo, deviazione, il pallone resta nella terra di nessuno, Novellino arriva, cede a Corelli che riesce a farsi spazio in mezzo a tre, ancora una volta Corelli, Tati cerca la soluzione e con il destro a giro il pareggio del Pomigliano con la sua numero 10, Corelli, che con perseveranza era riuscita a mantenere il possesso del pallone. E poi Tati, stop col destro, alza lo sguardo, prende la mira, palo, gol. Pavan, Beccari, lo spazio buono per Di Luzio che ci arriva, alza lo scavetto, il pallone ancora lì, doppia deviazione. Che rischio per il Pomigliano! Novellino premia il movimento di Amorim. E ancora palla per Corelli che dà una fucilata. E c'è il tocco con la mano di Daria Kravets che prende anche il giallo. Sarà allora calcio di rigore al 53esimo per il Pomigliano. Incredula! Daria Kravets a tirare sul rimbalzo, rivediamo, e qui l'immagine non ci aiuta particolarmente. Tati contro Kurenciova, arriva il fischio e la rete del vantaggio Pomigliano che arriva al 54esimo. Pomigliano 2 Como 1, doppietta personale di Tati. Maria Corenciova, non è bastato però per arrivare sul pallone. Amorim, Tati, Di Gianmarino, di prima. Ferrario allarga per Martinez che mette in mezzo, in spaccata Di Gianmarino, era arrivata a toccare questo pallone. Ferrario cerca la soluzione al centro, Di Gianmarino riesce a spizzare questo pallone. Di Luzio e Kubasova sulla sfera, parte Di Luzio in mezzo dove c'è Stape, dove c'era Carl Ernas in posizione irregolare, gioco un po' confusionario. Kubasova prova di testa per Beccari che arriva due volte, mette il pallone in mezzo cercando una compagna, contrasto, piede contro piede, si lamenta tutta la panchina del Como e infatti arriva un cartellino rosso, cartellino rosso, alza il braccio, pallone messo dentro, confusione, Bale, arriva il tiro e arriva il pareggio del Como, Vivien Bale, 2-2 allo scadere. Rivediamo, Pastrenge in mezzo, deviazione e poi aspetta il giusto rimbalzo. Passeri mantiene il controllo, prova a metterla in mezzo, non riesce. Pallone che si spegne sul fondo e si spegne anche la nostra partita tra Pomigliano e Como.
triplice fischio al 94esimo. Pareggio 2-2.